rivediamo rapidamente, quando abbiamo già visto le disequazioni. Di primo grado intero. Anche le disequazioni, come le equazioni, si risolvono applicando opportunamente due principi di equivalenza. Non è che due disequazioni sono equivalenti se hanno tutte e sole le stesse soluzioni. Per risolvere una disequazione applico i principi di equivalenza in modo tale che arrivo a un'espressione dove ho solo x da sinistra, il maggiore o il minore, e un'espressione quanto più possibile semplificata sulla destra. Okay? Per applicare i principi di equivalenza, cioè per arrivare a quel punto, è sufficiente considerare questi due esempi molto semplici. Se ho per esempio 2 maggiore di 1, questa è una discussione banale, okay? Nel senso che 2 è più grande di 1, quindi è vero, voglio dire, nessuna dubbio su questo, ottengo una discussione equivalente a questa, cioè che ha lo stesso valore di verità, se per esempio moltiplico a destra e a sinistra per 2, per 3, per un numero qualsiasi, ok? In questo caso ottengo per esempio 6 maggiore di 3. Attenzione però, diversamente dalle equazioni, se il 2 maggiore di 1 lo moltiplico per meno 3, se moltiplico un numero negativo, a sinistra ottengo meno 6, a destra meno 3, e per ottenere un'espressione che ha lo stesso valore di verità di quella di prima, se questa era vera con un'altra espressione altrettanto vera, è necessario invertire il segno di maggiore in minore, perché meno 6 è inferiore a meno 3. Questa è l'unica grossa differenza con le equazioni. Se moltiplico la disequazione, posso moltiplicare la disequazione per un qualunque numero, ma se il numero è positivo il verso rimane invariato, se era maggiore resta maggiore, se era minore restava minore. Se moltiplico per un numero negativo devo invertire il simbolo della disequazione, se era maggiore diventa minore, se era minore diventa maggiore. Quella è l'unica differenza, mentre per la somma questo non è necessario. Se ho 2 maggiore di 1 e sommo qualunque numero positivo o negativo a destra e a sinistra, il verso rimane identico. Se sommo 2 più 3 a destra e 1 più 3, rimane 5 maggiore di 4. Ok? 2 meno 3 maggiore di 1 meno 3, non serve che cambi il verso. Se sommo un numero positivo o negativo, il verso rimane lo stesso. 2 meno 3 fa meno 1, che è maggiore di meno 2. E questo rimane vero sia che io abbia a che fare con espressioni numeriche, sia che abbia a che fare con equazioni, cioè con espressioni che contengono incognite, una o più incognite. Non cambia niente. Ok? Posso sommare o sottrarre a destra e a sinistra delle equazioni qualsiasi cosa, basta che sia la stessa. E lì il verso rimane identico indipendentemente se sommo un numero positivo o un numero negativo. Se invece moltiplico, devo tenere conto del segno di ciò per cui moltiplico. Se moltiplico per qualcosa che è positivo, il verso rimane quello che era.
Se moltiplico per qualcosa che era negativo, il verso va cambiato. Esempio. Quei termini di secondo grado si semplificheranno ed è intera, cioè non ci sono x al denominatore. Per risolverla applico il principio di equivalenza, quindi devo svolgere il quadrato, togliere la parentesi e spostare tutti i termini con l'incognita a sinistra e tutti i termini senza incognita a destra. Ok? Questo è un prodotto notevole, x alla seconda più 2x più 1 meno 3x maggiore di x alla seconda meno 2x. Anche qui, come nelle equazioni, se ho lo stesso termine a destra e a sinistra del maggiore posso semplificare. Ok? Attenzione, non posso semplificare il 2x col meno 2x perché hanno segno opposto. Quindi non vanno via. Porto i termini con incognita a sinistra, quindi senza incognita a destra, e ottengo 2x meno 3x più 2x maggiore di meno 1. 2x più 2x fa 4x, meno 3x fa x maggiore di meno 1. E questa è la soluzione. Abbiamo applicato il primo principio di equivalenza. Posso sommare, sottrarre, destra, sinistra di quello che mi serve, oppure devo più terra a terra, sposto i termini da un lato o dall'altro del maggiore cambiandogli di segno. Se qui ho meno 2x e voglio scrivere dall'altra parte devo cambiargli di segno, se qui ho 1 e voglio scriverlo di là devo cambiargli di segno. Attenzione a non confondere questo tipo di operazione, cioè spostare un termine da un lato all'altro con quello che ottengo moltiplicando. Per scrivere 2x dall'altra parte devo sommare più 2x, non moltiplicare. Non confondete le due operazioni, perché hanno regole molto diverse. Ok? Altro esempio. Di primo grado, x appare la prima potenza, intera, x non è al denominatore. Se x apparisse al denominatore avremmo una situazione fratta che richiede tutta un'altra tecnica di soluzione. Lo vedremo subito. Okay? Anche qui lo scopo è avere i termini con l'incognita a sinistra e quindi senza l'incognita a destra. Per far questo separo tutte le frazioni, che sono frazioni multiple, quindi questa la scrivo come x diviso 2, cioè un mezzo x meno un mezzo, più 3 quarti meno 3 per 2 è 6 quarti, x maggiore più 2. L'imbarazzo potrebbe anche moltiplicare. Sì, è uguale. Questa è una possibilità, è separare le frazioni, oppure se non vi piacciono le frazioni o i denominatori moltiplicate tutto per il minimo comune multiplo dei denominatori, che è 4, è uguale. Dopo facciamo anche nell'altro modo, d'accordo? Allora, qui i termini con la x sono il primo e l'ultimo che rimangono a sinistra, gli altri vado a spostare a destra.
in 6 quarti posso semplificarlo in 3 mezzi, quindi rimane un mezzo x meno 3 mezzi x maggiore di 2 più un mezzo meno 4. Il sommo a sinistra dei due termini, adesso faccio altrettanto, ottengo 1 meno 3 mezzi e a destra 4 per 2 è 8, 4 diviso 2 2 per 1 2, 4 diviso 4 è 1 per meno 3 è meno 3. Ditemi se posso c'è la pagina. 1 meno 3 fa meno 2, meno 2 diviso 2 fa meno 1. Quindi a sinistra ho meno x maggiore di 8 più 2 10, meno 3 7 quarti. A questo punto, per avere x a sinistra, devo moltiplicare per meno 1, ma se lo faccio devo invertire il maggiore, diventa x minore di meno 7 quarti. Visto, quindi stiamo solo rinfrescando. Tutto chiaro? Quanti? Questo è un prodotto notevole, ma non ci serve scomporlo perché comunque dobbiamo semplificare le x che otteniamo, ok? Allora, qui posso, come abbiamo fatto prima, o separare le varie frazioni, fare il prodotto per le varie frazioni, oppure, un metodo alternativo, è ugualmente valido, è
eliminare tutti i denominatori moltiplicando semplicemente per il minimo comune multiplo di tutti i denominatori a destra e a sinistra. Ricordo che avevamo 3 e 6, poi c'è 4, 12, 4 e 2. Il 12 va benissimo, perché è il minimo comune multiplo di tutti questi numeri è 12. Ok? Attenzione, devo moltiplicare ogni singolo termine, che è 1, 2, 3, 4, 5 e 6 termini. Tutti vanno moltiplicati per 12. Quindi è come se scrivessi così. Lo scrivo in giallo per evidenziare la differenza. Questo è per 12, tutto questo per 12. Chiaro? Quindi ho la prima frazione per 12 che viene 4 volte 3x più 1 per x meno 3. Poi ho il meno 6, 12 diviso 6 che fa 2, x più 3 per 2x meno 1, più 12 diviso 4 che fa 3, 3, 9 meno x alla seconda. Attenzione, qui ci vuole una parentesi, perché questo 3 moltiplica tutto ciò che c'è al numeratore di questa frazione. Non posso non mettere una parentesi, perché il 3 è multiplo sia di 9 che di x alla seconda. Okay. Maggiore o uguale, perché ho moltiplicato per più 12, quindi il verso rimane identico. 12 diviso 12 fa 1, quindi rimane 5, x alla seconda. 12 diviso 4 fa 3, quindi più 3 per 2 meno 5x. E 12 diviso 7 fa 6, 6 per 7 è 4. Sai che li leggo, come vedete? Prego. Certo, perché devi fare, pensa un 12 qua davanti, 12 diviso 3 fa 4, rimane un 4 fattore. Andiamo avanti? Quindi viene 4 per, facciamo il prodotto delle due parentesi, 3x per x fa 3x alla seconda, 3, 1 per x fa più x, poi meno 9x meno 3. Poi abbiamo meno 2 per 2x fa 2x alla seconda, 3 per 2 fa più 6x, poi meno x meno 3 più 3 per 9 è 27 meno 3 x alla seconda maggiore o uguale di 5 x alla seconda. Poi abbiamo 3 per 2 6 più 6 e 3 per 5 meno 15 x più 42. Fatemi guardare. Ok? Ho moltiplicato queste due parentesi col 4 davanti, queste due parentesi col 2 davanti, qui una parentesi sola, quindi tolgo le parentesi, qui una parentesi sola, quindi qui le parentesi vanno via. Qui no, perché tutto quello che esce da questo prodotto deve essere moltiplicato per meno 2. Quindi le parentesi è meglio tenerle. Dopodiché togliamo le parentesi nella prima espressione, quindi ho 3 per 4, 12 per seconda più 4x meno 36x meno 12, poi ho meno 4x alla seconda meno 12x più 2x più 6 più 27 meno 3 la
seconda maggiore o uguale di 5 x alla seconda più 6 meno 15 x alla seconda. La seconda meno 4 x alla seconda che fa 8 x alla seconda meno 3 fa 5 x alla seconda, c'è un 5 x alla seconda dall'altra parte e va via tutto. Dopodiché abbiamo allora, 4x meno 36x fa meno 32x, meno 12 fa meno 44x, più 2x fa meno 42x. Poi abbiamo meno 12 più 6 fa meno 6, più 27 fa più 21, maggiore o uguale, a destra ci rimane meno 15x, 6 di 42 fa 48. Abbiamo ridotto un po' più in termini. Adesso spostiamo il meno 15x a sinistra e il più 21 a destra. Ditemi se c'è qualche errore di calcolo, vi prego. Dopo c'è la terza riga più 3 capo più 2 più 2, questo è un più 2 più 2x, è scritto meno 42x più 21 maggiore o uguale meno 15 meno più 48, cioè più 6 più 42. Si potrebbe anche semplificare più 6 più 6, sì, volendo. No, non lo fa. Ok, quindi rimane meno 42x più 15 x maggiore o uguale di più 48 meno 21. A sinistra abbiamo meno 17x, no, quindi meno 27x, maggiore o uguale di più 27. Per avere x a sinistra devo dividere a destra e a sinistra per meno 27. Divido per meno 27. Io ottengo 1, quindi 27 diviso meno 27 fa 1, quello mi rimane x. 27 diviso meno 27 fa meno 1, ma il maggiore o uguale diventa minore o uguale. Perché ho diviso per un numero negativo. Yeah.
quanto tempo ci rimane? Neanche 5. No, ci fermiamo qua.